Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi guardiamo la nuova collezione di San Valentino 2019. Vi salto tutta la parte introduttiva che ve la faccio vedere così, dove vi fanno vedere più o meno come si indossano i vari charm e tutte le varie combinazioni che si possono fare. Vado direttamente ai pezzi nuovi. Ve li faccio vedere nel dettaglio. Hanno fatto questi 4 bracciali nuovi, questo mi sembra che c'era già, sinceramente, ma poi vi faccio una nuova polemica di Pandora in questo senso. Iniziamo con questo bracciale a lucchetto, che è semplicemente un bracciale classico che stanno facendo in tutte le forme, e l'hanno fatto anche con il cuore liscio e la scritta Loved, e costa 69 euro. Poi hanno fatto quest'altro braccialetto fatto a catenina con la scritta Loved e due cuoricini sempre in shine. Tutta la collezione ha lo shine e costa 79 euro, e c'è solo in misura 20, però ha due anellini per stringerlo. La novità importante, se vi piace la collezione Disney, è questa, cioè il bracciale con la chiusura con la testa di Minnie. Il fiocco sulla testa è tutto pieno di zirconi e costa 89 euro. E questo qua è il classico con la chiusura a cuore in shine, che costa anche lui 89 euro. Arriviamo a clip e charm. Clip e charm, c'è questo dado dove invece dei numeri c'è la scritta Love sulle facce, e la scritta Love fatta con gli zirconi costa 45 euro. Poi c'è questo cuore fatto ad open work perché è forato, è completamente in argento, costa 29 euro. Poi c'è frecce e cuore scintillante, e questo charm praticamente con questo cuore piegato, tipo un foglio di carta che viene in avanti, intorno su tutto il perimetro degli zirconi bianchi, mentre la freccia che trafigge il cuore è in zirconi rossi, costa 49 euro. Poi hanno fatto la clip, simile a quella che avevano fatto l'anno scorso, ma da abbinare a questo charm qua, cioè come l'anno scorso, però hanno cambiato un pochino i disegni. Se avete quelle dell'anno scorso, si abbinano benissimo tra di loro. Questa qua si chiama Cuori d'amore simmetrici, praticamente è la versione più stretta delle classiche clip, perché c'è anche questa qua più larga. E è in zirconi rossi, rosa, cristalli porpora e smaltato anche in rosso, costa 45 euro. Devo dire che per una clip di queste dimensioni ha abbastanza un prezzo alto. Poi hanno fatto il robottino che sono ancora indecisa se acquistarlo o meno, perché io ho la Bella Bot e li avevo presi da mettere insieme l'astronauta, quindi adesso hanno pensato bene di fargli il robottino. Non lo so se glielo prenderò. Costa 59 euro, e la particolarità è che in mano tiene una rosa. Poi, come vi dicevo, questo charm che si abbina alla clip, anche lui pieno di zirconi, quindi rossi, rosa e anche questo cristallo rosa, non ha la parte smaltata, costa 75 euro. Poi c'è il nuovo Club Charm, che quest'anno è questo forziere dove sopra ha questo cuoricino con un diamantino da 0,01 carati. Addirittura, e questa è la follia perché leggo adesso, e il cuore è in rose, cioè neanche fatto in oro 14 carati come facevano solitamente i bitono, cioè l'hanno fatto in rose, e il tutto ha un modico prezzo di 79 euro. Il forziere ovviamente si chiude e si apre, però anche qui poi faremo una parentesi a parte sulle nuove collezioni. Poi hanno fatto il cuore innamorato, questa clip a forma di cuore che era come la classica che c'era senza niente, sopra praticamente liscia. Questa qua invece ha sopra smaltato in rosa la scritta Loved, se si riesce a vedere, spero. Costa 39 euro. Poi ci sono questi tre charm per il reflection, quindi simile a questo con il cuore trafitto, però tutto con gli zirconi, questo è, e la freccia è liscia. Praticamente gli zirconi sono solo sul perimetro,
costa 39 euro. Poi hanno fatto il cuore simmetrico smaltato in rosso, rosa e trasparente, praticamente fa la sfumatura, costa 35 euro. L'albero della famiglia, anche questo qua forato totalmente in argento, costa 29 euro. Da questa parte abbiamo questi due che sono i nuovi di Disney. La prima è Minnie pendente, che ha, praticamente è tutta fatta in argento e ha la gonnellina smaltata, costa 45. Ancora Minnie e Mickey Mouse, Topolino, insieme con un cuoricino che è in zircone, e dietro c'è un altro cuore smaltato in rosso, costa 69 euro. Ancora questo block notes con la scritta Love Note, dovrebbe essere, questo cuoricino smaltato, costa 49 euro. Poi ancora questo qua, che ha praticamente la parte superiore con la stessa trama di questo, mentre la parte sul retro è smaltato in rosa, costa 55 euro. Ancora questo pendente, cuori asimmetrici, il centro è smaltato in rosa, il contorno è sfumato dal rosso al rosa e costa 49 euro, tutto smaltato. Questo qua, che non so se acquistarlo o meno, ci sto pensando, è fatto per la giornata internazionale della donna, praticamente la parte sopra è fatta da due medagliette, la parte sotto è smaltata in rosa, mentre la parte sopra ha tre tulipani, uno di questi tulipani ha i petali con gli zirconi, anche il contorno del charm è fatto con gli zirconi, anche l'anellino è fatto con gli zirconi, costa 59 euro. Io non lo voglio prendere perché è il charm dedicato alla festa della donna, ma perché mi ricorda il mio bouquet del matrimonio, ma non lo so ancora se lo acquisterò o meno. E poi hanno fatto questi bitono con lo shine, praticamente il primo è la freccia di Cupido, costa 49 euro, il secondo è il nuovo Cupido, che da qui sembra uno sgorbio, in negozio è molto più carino sinceramente, e ha anche questo qua un cuoricino in shine, costa 59. Questo in edizione limitata, capirai che sforzo, ha questo cuore in argento con la freccia che lo trafigge in shine. Vi dico, capirai che sforzo, perché non è che è chissà quale design, quale cosa, cioè per San Valentino un cuore trafitto, cioè, è il minimo, costa 75 euro. Ancora il pendente con queste catenelle in argento e la scritta Love in shine pendente, costa 59. Per finire ci sono collane, orecchini, anelli. Ci sono questi tre nuovi orecchini, quello fatto con le freccette, e il corpo della freccia praticamente è con gli zirconi, resta a lobo, e costa 45 euro. Ancora questi cuori asimmetrici con all'interno uno zircone nella parte bassa, sempre il cuore fatto in argento e lo zirconcino appunto bianco, costa 45 euro. Poi ci sono questi cerchi fatti a cuore semplici in argento, costano 49 euro. E questi tre anelli, il primo è con la freccia che ricorda un po' il vecchio serpente che regalavano sempre ai battesimi e alle bambine. Nella parte centrale qua ci sono una striscia di zirconi, costa 69 euro. Questo con la medaglietta, praticamente è tutto in argento e ha questa parte, questa medaglietta fissata con questa cosa in argento, questa goccia in argento, adesso è un pochino rude come è fissato, però spero che tenga di più del mio anello dei saldi, fatto così. Sulla medaglietta c'è scritto Loved, costa 49 euro. Poi sempre simile al charm e al bracciale hanno fatto anche quest'altro anello, dove è rigido per tre quarti, poi ha la catenella con la scritta Love in shine e uno zircone in centro alla O, costa 59 euro. Poi hanno fatto queste quattro collane
La prima è questa con freccia, l'inizio della freccia e la fine della freccia in questo punto, ha gli zirconcini, poi ha intorno questa, la catena è fatta con qualche interruzione di perlina sempre in argento, costa 59 euro. Questo che è identico agli orecchini con il cuore asimmetrico, hanno fatto anche la collana e costa 69 euro, così come hanno fatto la collana anche di questo che era praticamente identico al bracciale con la scritta Loved in Shine, costa 89 euro. E l'ultimo è il Moments, ma questo qua mi sembra che c'era già, la collana fatta Moments con la chiusura tonda e la scritta Pandora, appunto, la chiusura in Shine, costa 169 euro. Queste erano tutte le novità della collezione di San Valentino. Arriviamo al momento polemica, nel senso che, come avete visto, sono spariti tutti i charm Vitono, quindi ci stanno propinando una collezione con lo shine al posto dell'oro. Tempo fa, appunto, se siete nuovi di Pandora e non lo sapete, mi sembra che ancora nella collezione vecchia ci sia qualcosa, i charm Vitono, cioè quelli fatti così, erano fatti in argento e in oro 14 carati, che anche se non era un 18 carati, comunque aveva il suo valore. Cioè, se io arrivavo a spendere 59 euro per un charm, 69-79 euro per un charm, tipo questo, aveva il suo valore, anche perché aveva una parte d'oro, anche se comunque un oro 14 carati, una goccia di oro 14 carati, non poteva giustificare ancora il prezzo che aveva il charm. Diciamo che tra la marca e la lavorazione si attutiva la spesa. Adesso hanno praticamente sostituito tutto in shine, che è semplicemente una bagnatura d'oro che viene via. Cioè, ragazzi, bisogna stare attenti, perché se pensate di prendere un anello o un bracciale con la chiusura shine e tenerlo su sempre, è un problema, nel senso che potete ritrovarvi con l'anello, il bracciale e il charm che ha perso colore. Quindi, se volete appunto acquistare la collezione o comunque qualcosa con questi materiali, sia il rose che il shine, state attenti, perché probabilmente il rischio di trovarvi con qualcosa di un pochino rovinato, qualcosa che abbia perso un po' il colore, è molto molto alto. Io ho solo un bracciale con qualche charm in rose che non indosso sempre, anzi molto molto raramente, perché ha una decorazione invernale, quindi lo indosso più o meno in questo periodo e poi per il periodo estivo, che è il periodo dove soprattutto il sudore può causare dei problemi all'argento e ai metalli, insomma potrebbe essere un problema. Perché questa polemica, appunto? Perché appunto anche il Club Charm, che mi fa un cuoricino in rose con un diamante, secondo me è come mischiare la cacca col cioccolato, possiamo dire così, nel senso che cosa ti costava, proprio perché ha sopra un diamante, fare un micro cuoricino in oro 14 carati, così aveva più valore e più senso, nel senso che non mi metti il diamante con un materiale comunque molto più povero rispetto a quello che potrebbe avere. Insomma, sono rimasta un po' così. Soprattutto mi rendo conto che, appunto, stanno togliendo tutti i Vitono, hanno tolto tutti i Vitono, e come riprova c'è il fatto che con i saldi hanno messo in offerta il bracciale Vitono, quello che aveva appunto la chiusura metà in argento e metà in oro, che è uno dei bracciali più forti che ho, e quindi io vi consiglio vivamente che se volete un bracciale Vitono con dei materiali decenti, che non si rovini, eccetera eccetera, piuttosto che comprare una ciofeca con lo shine, comprate quello là, che adesso costa 53 euro invece di 89. E comunque, ragazze, avete un bel bracciale, va bene anche per gli uomini, perché non ha niente di femminile. Quindi io vi dico, se volete un consiglio spassionato, secondo me non faranno più dei bracciali così, con queste caratteristiche, con questi materiali così buoni. Vi dico,
non fatevi sfuggire quell'offerta, perché ne vale la pena, piuttosto che poi magari buttarsi su uno shine successivamente. Secondo me, e se succede poi venite sotto il video e scrivetemi "Marzia, avevi ragione", vedrete che nella prossima collezione, così come sta succedendo ora, tutti i Charmitono spariranno e appariranno questi qua con lo shine, proprio perché secondo me è una collezione che ha venduto poco e devono trovare il modo per appiopparti i charm bitono fatti con lo shine, perché a loro ovviamente conviene di più fare una bagnatura che utilizzare un oro 14 carati. Ultima cosa è, come avete potuto vedere, vi mettono un tocco di shine un po' ovunque, in modo tale che così vi trovate costrette magari a abbinarci qualcos'altro, perché ci sta bene, tra virgolette. Oppure, come avete potuto vedere anche dai saldi, hanno messo qualche pezzo che comunque costava tanto con lo shine in saldo, in modo da attirarvi ad acquistarlo, e così avete un pezzo in shine che sarete costretti ad abbinare con altro. Cioè, è tutto un metodo di marketing che hanno, che secondo me può anche funzionare, però sono qua apposta per aprirvi gli occhi. Non è che perché ho Pandora, ne ho tanti, va sempre tutto bene, sempre tutto bello. No, state attenti a quello che comprate e fate attenzione soprattutto al fatto di avere un pezzo che vale effettivamente la pena pagare per quello che vi portate a casa, per la fattura che ha il charm, il bracciale, la collana, l'orecchino che vi portate a casa. Io ho terminato la mia carrellata sulla collezione nuova di San Valentino. Quella di primavera dovrebbe uscire il 31 di marzo, credo, comunque a marzo. C'è già qualche anticipazione sul sito The Heart of Pandora, comunque cercate su Google Pandora Spring 2019, vi dovrebbe uscire il sito, comunque qualche foto della collezione nuova, poi lo vedremo meglio. E niente, fatemi sapere appunto se avete acquistato qualcosa, che cosa ne pensate voi del fatto di togliere i bitono e inserire lo shine un po' ovunque. Se vi piacciono, ad esempio, non lo so, potete anche dirmi "guarda che ti sbagli, guarda che sono bellissimi", eccetera eccetera. Io sono qui apposta per accettare e aspettare smentite. E niente, io vi saluto. Ciao a tutti, al prossimo video!